L'ossessione nel tempo si era alimentata di rabbia, frustrazione e rancore nei confronti dei vicini di casa, fino a spingere Gelindo Renato Grisotto a costruirsi da autodidatta non solo la doppietta artigianale con cui lunedì mattina a Marano ha ucciso Mario Walter Testolin, ma anche una pistola. È emerso ieri quando dal comando provinciale dei carabinieri dell'arma hanno mostrato ai presenti il fucile con cui materialmente è stato perpetrato l'assassinio e anche una semiautomatica originariamente innocua. Arma finta che poteva sparare sulla salve di libera vendita, modificata in maniera tale da poter caricarla con proiettili potenzialmente letali. Nel corso della perquisizione in casa di Grisotto, abitazione condivisa con la moglie e i due figli di 15 e 20 anni, la pistola era stata sequestrata dai militari, al pari dell'altra arma che era stata subito presa in consegna a distanza di pochi minuti dagli spari a circa 150 metri dalla corte, su un terreno a fianco della via dove giaceva a terra la vittima, freddata da un colpo alla schiena e uno al torace. Una circostanza non trascurabile per gli inquirenti, quella del ritrovamento di una seconda arma nella disponibilità dell'assassino suicidatosi in carcere la notte seguente, che fornisce un ulteriore elemento in linea con l'ipotesi della premeditazione. Non sarebbe stato un raptus a spingere Grisotto, magari frutto di un diverbio improvviso come altri in passato, a premere il grilletto del fucile. Chissà da quanto l'ossessione nei confronti di quel vicino di casa che era stato costretto a risarcire vendendo un terreno dopo una causa del 2013 in seguito a una denuncia per minacce e aggressione, montava nella sua mente resa instabile da tanto odio, da verificare che gli oggetti fabbricati in proprio fossero effettivamente opera dell'omicida e non forniti o acquistati da terze persone.